Buonasera a tutti. Stasera siamo collegati per la prima volta con la diretta Facebook e YouTube. Facebook per quanto riguarda la suggestione di lavoro, YouTube per Space TV. Questa iniziativa è nata qualche mese fa, quando eravamo sotto Covid. Abbiamo iniziato a fare delle trasmissioni in videoconferenza per i nostri soci. Per esattezza, dovevano essere due o tre soci a fare la testata online dei droni. Alla fine sono diventati più di 50, siamo rimasti entusiasti di questa iniziativa, quindi ci stiamo avvicinando per la prima volta al mondo di internet in diretta. Questa è la prima volta di Idrovolo. Idrovolo è un'associazione nata recentemente qui a Sesto Calende, dove ci troviamo questa sera. È un'associazione di appassionati che cercano di trasmettere la cultura e la passione per l'aviazione. Abbiamo vari argomenti di cui parlare, abbiamo fatto anche degli eventi e questa sera parleremo di un argomento particolare, parleremo di Ustica. Avremo due ospiti importanti, però prima di parlare con i nostri ospiti, passo la parola a Claudia di Space TV. Buonasera a tutti, grazie Giuseppe per averci invitato, per aver fatto partire questa collaborazione insieme. La collaborazione nasce per il fatto che noi siamo un canale di YouTube, un canale televisivo che da anni ormai seguiamo le tematiche del volo e dello spazio. In particolare, il nostro obiettivo da più di 10 anni è quello di cercare di divulgare la cultura aeronautica, la cultura spaziale a un pubblico sempre più vasto e ampio, creando dei video, delle conferenze, delle manifestazioni dedicate a queste tematiche per avvicinare appunto anche i giovani e argomenti che possono essere così all'attenzione di tutti. Quindi con piacere facciamo parte di questo nuovo team per queste serate, per queste dirette e stasera in particolare abbiamo l'onore di parlare con gli autori di questo libro, di questo argomento così pregnante e interessante e intervistare gli autori che sono Franco Bonazzi e Francesco Farinelli. Bene, parliamo di questo libro. È un libro che non è nuovo sull'argomento, in quanto sono ben 40 anni, oltre 40 anni, dal 27 giugno del 1980, che successe l'avvenimento con il DC-9 Italia su Ustica. A distanza di oltre 40 anni sono stati pubblicati ben 40 libri, ci sono stati varie interpretazioni e ne parleremo successivamente, ma stasera vogliamo sapere, capire dai nostri due autori perché un libro del genere dopo 40 anni. Comandante Franco Bonazzi. Buonasera, è una domanda più che legittima, perché abbiamo scritto questo libro? Che bisogno c'era di scrivere l'ennesimo libro su Ustica con tutti i libri che sono stati scritti, con tutti i film, le opere teatrali? Io ho avuto l'opportunità di seguire in prima persona l'inchiesta di Ustica, di partecipare per 4 anni come consulente tecnico durante il processo penale in Corte d'Assise e quindi sono stato a contatto con le persone, con gli oggetti, ho visto il relitto, e ho letto le sentenze che hanno portato chiaramente all'assoluzione completa degli imputati. E visto che anche che invece, nonostante questo, hanno continuato ad essere presentate dai media in particolare delle storie che non avevano niente a che vedere con quello che era stato accertato nel corso del processo penale. Lo scopo è quello di lasciare una testimonianza storica dei fatti reali, delle considerazioni tecniche, scientifiche, quelle che sono emerse nel corso dell'inchiesta tecnica, mentre diciamo, il frutto degli esami, delle perizie sull'aereo. Tutto il resto sono state delle supposizioni e diciamo che attualmente stanno prevalendo
le supposizioni rispetto ai fatti reali. Una caratteristica di questo libro è che si attiene rigorosamente ai fatti, così come figurano appunto nelle perizie, così come sono stati, come sono emersi nel corso degli interrogatori dei testimoni, nel corso del dibattimento processuale. Per ciascuna citazione che viene fatta nel libro ci sono i riferimenti precisi e chi legge può andare a fare una ricerca, può verificare direttamente. Ecco, volevo fare una precisazione innanzitutto da una descrizione anche della carriera del dottor Bonazzi e del dottor Farinelli, che appunto, oltre a quello che ha introdotto già il dottor Bonazzi, bisogna ricordare che lui si è già occupato durante la sua carriera anche di seguire altri incidenti aerei, quindi è già una sua attività da prima che accadesse l'evento di Ustica. Oltre a essere un pilota, è un collaudatore importante, il primo pilota italiano dell'F-104, che ha poi collaborato per lo sviluppo anche e la qualificazione dell'F-104G, quindi una carriera importante, e soprattutto una carriera importante anche in questo settore di aver seguito varie commissioni di inchiesta sugli incidenti aeronautici, quindi c'è proprio nella sua preparazione questa cosa. So che lei ha sempre seguito questo fatto fin dal primo giorno che è successo e ha partecipato, come già lei ha detto, alle commissioni di inchiesta. Quindi quello che è interessante è che lei ha conosciuto sulla sua strada anche il dottor Farinelli, che mi sembra che vi siate conosciuti per un caso, che il dottor Farinelli ha iniziato a studiare l'evento di Ustica facendo un percorso per la sua tesi di laurea. Lui si occupa di ricerca in storia e aveva trovato questo argomento per farmi un'analisi anche storica dell'argomento, quindi vi ha accomunato un po' questa ricerca di andare a conoscere i fatti fino in fondo e la verità e creare poi queste esperienze insieme, giusto? Esatto. Ecco, quindi il materiale che intanto avete avuto a disposizione per mettere insieme questo libro è stato tutto materiale a disposizione liberamente o è materiale che siete riusciti a trovare voi da tutto quello che è stato la vostra precedente attività di lavoro su questa indagine? Assolutamente, il materiale sono gli atti dell'inchiesta, sono atti che erano pubblici. E quindi abbiamo lavorato esclusivamente su quello. E la tesi potrebbero essere riassunti in che modo? Ecco, missili con spolette, passaggi che spezzano aerei, manovre, bombe introvabili, quali sono le tesi? Ma quale ci si vuole fondare? Le tesi che sono state le ipotesi che sono state prese in considerazione hanno subito un'evoluzione nel tempo, perché all'inizio l'aereo è andato completamente sott'acqua, salvo pochi rottami e pochi corpi che sono stati recuperati nei 2 o 3 giorni successivi all'incidente, che galleggiavano, ma il resto è andato sott'acqua a 3.500 metri di profondità ed è stato recuperato dopo 8-9 anni e quasi completamente recuperato dopo 12 anni. Quindi le ipotesi all'inizio erano basate su niente. È chiaro che al di là della libertà di fare ipotesi, e tra queste ne voglio solo citare una, che è stato anche qualcuno ha anche formulato l'ipotesi che l'aereo fosse stato colpito da un asteroide, ma diciamo che è libera come ipotesi, ma con scarsa probabilità che potesse corrispondere alla realtà. Le ipotesi più realistiche sono quelle che l'aeroplano inizialmente si fosse rotto in volo, perché spontaneamente, per un cedimento strutturale, oppure una collisione, diciamo, sono le due ipotesi che in questi casi sono più verosimili, vanno poi verificate e provate.
l'ipotesi di un missile è già abbastanza remota di per sé, non dagli aerei normalmente, anche gli aerei da caccia non viaggiano con i missili sotto se non in tempo di guerra, di conflitto. Quindi le ipotesi si sono poi allargate col tempo e quando è stato recuperato, analizzato, ricostruito il relitto, si è alla fine visto, i periti che hanno lavorato, una commissione, quella principale, ha lavorato per 4 anni e è arrivata alla conclusione che l'unica soluzione tecnicamente sostenibile, tecnicamente che potesse dare risposta tecnica, scientifica a quello che era stato trovato, era quella di un'esplosione di un ordigno nella parte posteriore della fusoliera che ha rotto a metà, che ha fatto staccare un motore, spaccato a metà la coda dal resto della fusoliera e il tutto è precipitato in mare. Allora, io passerei anche al nostro dottor Francesco Farinelli introducendo questo mistero di Ustica. È stato un evento straordinario, parlavamo di circa 40 libri, 2 o 3 solo quest'anno, il vostro è recentissimo perché è uscito ad aprile dell'anno scorso, quindi riesce così ad avere una visione di quasi 40 anni, di oltre 40 anni su questa vicenda. Ci sono 40 libri, se ne sono occupati ben 4 magistrati, 15 collegi peritali, ci sono state 80 rogatorie internazionali, 115 perizie, 300 udienze processuali, 4.000 testimoni interrogati, ben 5.468 pagine di ordinanze e sentenze. E poi passiamo a 1.750.000 pagine di atti istruttori generali, per non parlare dei 300 miliardi di lire di sole spese processuali. Perché dopo 40 anni Ustica è ancora un mistero, dottor Farinelli? Ma buonasera anzitutto e grazie per avermi, per la serata che avete organizzato e per avermi invitato, mi fa molto piacere essere qui con voi. Rispondo collegandomi alla domanda che avete fatto precedentemente a Franco Bonazzi. Il materiale è molto, il materiale è copioso e abbondante e anche la qualità della maggior parte di questo materiale è una qualità adeguata per poter addivenire a un quadro intelligibile di quanto avvenuto al 19 dell'Itavia. Purtroppo non si può fare lo stesso discorso però per quanto riguarda tutta quella mole di interpretazioni, volumi, libri che lei prima ha citato, che hanno interpretato questi testi, perché nel rispondere anche al perché abbiamo sentito il bisogno di scrivere questo libro, personalmente da parte mia devo dire che c'è stata in parte anche una componente, se posso dire, di rabbia o comunque una reazione rispetto a quello che vedevo, perché nell'ottica, nell'ambito di un dottorato di ricerca che io svolgevo alla Università di Bologna, avevo formulato delle ipotesi in merito al caso Ustica, perché di esso mi occupavo accanto al caso Moro e all'eccidio delle Ardeatine, mi occupavo di analizzare il loro racconto pubblico, e devo dire che le mie ipotesi iniziali furono delle ipotesi, per quanto riguarda il caso Ustica, errate perché mi ero basato su delle fonti, le fonti secondarie, quindi coloro che avevano interpretato le fonti primarie mi resi conto che queste fonti primarie erano state interpretate purtroppo nella gran parte dei casi molto male. Faccio 2 esempi e poi rispondo anche all'altra domanda. C'era un atto di sindacato ispettivo del Senato della Repubblica che avevo letto e che diceva che l'incidente, l'ordinanza sentenza di Rosario Priore, il giudice istruttore, aveva scritto 2 punti, aperte virgolette, che l'incidente al 19 era occorso a seguito di azioni militari di intercettamento, quindi che questa frase era contenuta così come era scritta nell'ordinanza sentenza. Avevo poi letto un testo che era stato pubblicato con il supporto di importanti università e con il supporto di importanti fondazioni del panorama culturale italiano, che diceva che in merito alle sentenze che erano state emesse a carico degli imputati dell'aeronautica militare, vi erano state 2 sentenze di assoluzione, la prima per prescrizione e la seconda per insufficienza di prove.
Entrambe queste cose sono false, entrambe queste notizie sono false, e quindi diciamo che il motivo per cui abbiamo deciso poi di approfondire ulteriormente le ricerche e andare avanti negli anni è anche proprio questo, il motivo, insomma, perché a mio parere, credo anche a parere di Franco, la grande esigenza era quella di fare chiarezza. Quindi se Ustica ancora oggi è un mistero, è vero che una parte del mistero purtroppo rimane, che è quella che riguarda gli autori della strage, sul quale, che purtroppo ancora rimangono ignoti, ma c'è una parte che alcuni pretendono che rimanga ancora un mistero, che è quella delle cause, che in realtà un mistero non è. E il motivo per cui purtroppo c'è ancora questa, questa confusione è proprio perché le tante pubblicazioni che sono state realizzate sul tema non hanno fatto chiarezza, ma in molti casi hanno fatto, purtroppo, questo perlomeno a mio parere, molta più confusione. Ma una domanda, l'Italia aveva un problema di expertise durante la gestione delle indagini sui disastri aerei in quell'epoca? Si era chiesto magari aiuto a chi ne poteva sapere di più quando sono iniziate le indagini, c'era, o era proprio qualcosa che non si sapeva da che parte prendere per cominciare, per anche tutti gli errori che sono stati fatti? Sì, grazie. La risposta è sì, nel senso che nel 1980, quando il fatto avvenne, ma anche molto dopo, perché un'agenzia indipendente di investigazione in tema di incidentistica aerea è nata soltanto nel 1999, pensi, quindi per coincidenza, tra l'altro, è l'anno in cui venne emessa l'ordinanza sentenza del giudice istruttore, quindi per tutto il tempo dell'istruttoria non si ebbe un organismo indipendente che potesse esaminare questo caso. Quindi l'indagine fu nelle mani della magistratura, una magistratura che utilizzava il codice di navigazione per quanto riguarda il trasporto aereo, che utilizzava il vecchio rito penale pre-1989, e quindi gli strumenti non erano sicuramente degli strumenti adeguati, anche perché un evento come quello di Ustica, cioè un evento di incidentistica aerea, è un evento ad alta complessità tecnica, ad alta complessità scientifica, e se l'indagine viene svolta da un organismo specializzato, questo segue un determinato iter, se le indagini, le domande che vengono poste, sono domande che provengono da magistrati che possono essere i migliori magistrati al mondo, ma che non hanno competenze scientifiche in materia, naturalmente questo crea tutta una serie di problemi. Furono coinvolti, questo sì, degli enti stranieri, penso a RARDE, al NTSB, quindi organi indipendenti che in altri paesi invece esistevano già perché avevano recepito le norme dell'ICAO che l'Italia non aveva ancora recepito, e questi enti diedero una grossa mano alle indagini, devo dire. A mio parere non bastò perché, ripeto ancora una volta, se un'indagine di incidentistica aerea per quanto riguarda la determinazione delle cause si ritrova schiacciata all'interno di un contesto come quello che è stato il contesto penale del caso Ustica, questo non è un contesto assolutamente adeguato, purtroppo. Grazie. Bene, vorrei solamente fare per inciso, spiegare un attimo le regole di questa serata. Siamo in diretta, per noi è una prima volta, quindi voi potete partecipare, colloquiare con noi, fare le domande direttamente agli autori via chat. Voi mandate le domande, poi ho i miei collaboratori, che ringrazio sin d'ora, che passeranno le domande e faremo direttamente io e Claudia. Guarda Bonazzi, quali sarebbero secondo lei le principali fake news raccontate nella vicenda di Ustica? Beh, quella principale è quella della battaglia aerea. Tutti gli elementi raccolti, le evidenze, l'esame delle tracce radar, non ce n'è alcuna che possa dimostrare la presenza di aerei estranei e tantomeno quindi di una battaglia aerea. In pratica, di tutte dei sette radar che avevano la visione o che erano in grado di seguire la traiettoria del VC-9, due civili del controllo del traffico aereo di Roma
e 5 militari della difesa aerea, 7 radar, solo uno di questi ha visto per 2 attimi una traccia, un plot a 17, meno 17, meno 12, cioè meno 17 rotazioni d'antenna prima della scomparsa del 19. Questi sono gli unici 2 punti radar di cui o per cui ci sono state delle difficoltà a dare delle interpretazioni. Con scarsa probabilità, si parla del 20% delle probabilità, sono stati attribuiti a un aereo la possibilità che fosse un aereo vero, 80% invece interferenze di altro genere, interferenze elettromagnetiche di stazioni televisive. Queste 2 tracce erano a 30 km dal 19. Sulla base di queste 2 sono state costruite le traiettorie più strane, gli scenari più particolari, nessun scenario preciso e giustificabile. Sì, leggo una domanda proprio di fake news, la dichiarazione che fece il nostro ex presidente della Repubblica, Francesco Cossiga. Si parla di un missile a risonanza. Visto che lei è un esperto. Sì, ma non specifico di missili o di esplosivi, ma è vero, nel 2008 il presidente Cossiga in un'intervista disse che si trattava di un missile a risonanza. La domanda è cos'è un missile a risonanza? Nessuno li conosceva e nessuno li conosce adesso. In particolare missili aria-aria, cioè sparati, lanciati da un aereo contro un altro bersaglio aereo. Dando l'interpretazione di un missile con una carica esplosiva tale che l'onda d'urto dell'esplosione fosse quella l'elemento che poteva abbattere l'altro aereo, bisogna immaginare una carica esplosiva di 100-200 kg, cosa che non è assolutamente compatibile con un missile aria-aria, dove la carica esplosiva è di 10-20 kg al massimo. Quindi i missili a risonanza rimangono una fantasia. Ma tornando invece al discorso dei radar, ma non è che potrebbero essere state modificate le tracce radar? Era possibile farlo magari per dare delle deviazioni? Cioè, no, è stato accertato che i nastri radar, le informe, i dati radar non sono stati manipolati e lo scrivono i periti del collegio radaristico, quello di fiducia del giudice istruttore Priore. Scrivono questo: non vi sono state da parte dell'aeronautica militare manipolazioni dei nastri del radar di Marsala e i dati delle postazioni radar della difesa aerea hanno consentito di tracciare uno scenario radar attendibile. Ma aggiungono anche, sono state riscontrate evidenze tecniche che escludono una manipolazione dei nastri. In altri termini, l'analisi dei nastri consegnati all'autorità giudiziaria fornisce uno scenario corrispondente a quanto il sistema di Marsala ha visto quella sera. Il collegio peritale ritiene che i dati disponibili dei radar di tutti i sistemi, di tutte le stazioni radar, possono consentire di tracciare uno scenario radar attendibile. La sentenza d'appello dice: non essendo stata rilevata traccia di aerei estranei dai radar militari e civili, le cui registrazioni sono state riportate su nastri da tutti unanimemente ritenuti perfettamente integri. Questo non lo sto dicendo io, questo l'hanno scritto periti e giudici. Non so cos'altro si debba, dove altro si possa andare a immaginare che siano stati manipolati o che non siano veri. Ma allora c'è qualcosa di segreto in questa vicenda che si può ritenere
nascosto. Cioè, Io ritengo assolutamente no, perché tutti i tracciati radar sono stati consegnati in una maniera o nell'altra, man mano che venivano richiesti all'autorità giudiziaria, e non è mai emerso che ci fosse questo segreto. Quindi anche i piloti non sono, non si può pensare che magari eventuali piloti coinvolti in una probabile battaglia aerea o qualcosa di militare, ci sia un silenzio che è stato gestito proprio lo escludo, ma soprattutto per un motivo pratico: una battaglia aerea non la si mette in piedi come un mercatino, è una cosa estremamente complessa che coinvolge centinaia di persone a terra, oltre non sono solamente i piloti che sono in volo e pilotano il loro aereo, ma tutte le persone dalla logistica alla parte operativa, sono centinaia. Non è pensabile, soprattutto di questi tempi, e diciamo da 40 anni a questa parte siamo già, che nessuno abbia alla fine detto, dato informazioni, non è mai emerso niente. Cerchiamo di inquadrare il 1980, magari chiediamo al dottor Francesco Farinelli, negli anni 80, a proposito di politica interna, politica estera, di cosa stiamo parlando? Che anni erano? Beh, insomma, intanto erano sicuramente gli anni di un'Italia ferita, perché il 1980, lo abbiamo scritto nel libro, lo abbiamo un po' descritto come uno stillicidio di delitti, no? Perché si parte dal 6 gennaio con l'omicidio del democristiano Piersanti Mattarella ad opera della mafia e si conclude l'anno il 31 dicembre con l'omicidio del generale Galvaligi per mano delle BR. E soprattutto l'estate del 1980 costituisce una delle stagioni più nere, più sanguinose della storia d'Italia. Era stata anticipata già il 28 di maggio con l'omicidio Tobagi per opera del terrorismo di sinistra, poi tutto ciò che accade da giugno ad agosto, l'omicidio del giudice Amato per mano del terrorismo di destra, la strage di Ustica pochi giorni dopo, la strage di Bologna il 2 di agosto. Sul fronte della politica interna, come lei chiedeva, ci fu diciamo anzitutto un cambio importante alla presidenza del Consiglio, dove Giulio Andreotti nel mese di agosto del 79 lascia il posto a Francesco Cossiga. Questo ha un peso non secondario, perché comunque poi anche in tema di politica estera, i due presidenti avevano visioni un po' diverse, soprattutto in tema di apertura, diciamo così, nei confronti del mondo arabo, e con una presidenza come quella di Cossiga, più marcatamente filoatlantica, avvengono dei fatti di grande rilievo, insomma, che vedono l'Italia in opposizione alla Libia, nonostante la Libia fosse un nostro partner economico molto importante. Però ecco, è il periodo in cui avviene la decisione di installare i missili nucleari a Comiso in Sicilia, davanti alla Libia, in risposta ai missili russi. La decisione di andare avanti nel siglare un trattato di assistenza politico-militare con Malta, che in quel momento però era sotto il protettorato di fatto della Libia, che aveva investito oltre 50 milioni di dollari nell'economia maltese. Quindi il 24 di agosto mi sembra si fu un passo dalla guerra, navi italiane contro navi libiche davanti ai banchi di Medina. Il motivo erano i pozzi petroliferi che si contendevano in quell'area, Malta e Libia. E poi ci fu anche un altro evento molto importante, la decisione di non liberare in tempi brevi Abwanseh Saleh, uomo di George Bush in Italia, Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che usava l'Università per Stranieri di Perugia e di Bologna come coperture per le sue attività di militanza, che fu arrestato insieme ad altri per il trasporto di missili terra-aria Semstrela su territorio italiano. Ecco, quell'esecutivo guidato da Cossiga dovette gestire una grave crisi tra l'Italia e il Fronte Popolare di Liberazione della Palestina, che chiese più volte la scarcerazione di Saleh, la restituzione dei missili, e Cossiga che però si oppose a un rilascio in tempi brevi, disattendendo quindi ciò che conosciamo come Lodo Moro, che prevedeva appunto la possibilità di circolazione di armi legate al terrorismo arabo-palestinese sul suolo italiano, e
ci fu tra l'altro un ultimatum anche abbastanza netto il 16 di maggio, per poco più di un mese insomma prima della strage di Ustica, in cui l'FPLP minacciò l'Italia di riprendere la propria libertà di azione nei confronti dei suoi cittadini, dei suoi interessi, con operazioni, così viene riportato in un documento del SISMI, che potrebbero coinvolgere anche gli innocenti. C'era in buona sostanza il grande rischio che un'ala oltranzista dell'FPLP legata alla Libia mettesse in atto una dura reazione e si utilizzò il ricatto terroristico per richiedere la liberazione di Salè, cosa che non avvenne nei tempi indicati dall'ultimatum, perché poi Salè sì fu liberato, ma fu liberato nell'81. E ecco, questo contesto insomma così denso, io credo, a mio parere, insomma, non abbia ricevuto forse la dovuta attenzione, soprattutto da parte degli storici, insomma, che per quanto riguarda il caso Ustica si sono tirati un po' indietro. Ma nel caso anche fosse giusta la tesi di una bomba, in un contesto politico come quello analizzato, chi poteva essere a questo punto il mandante e perché con un aereo civile in quel momento e in quel modo? Per me? Sì, sì. Non so se ho capito bene la domanda, mi chiede chi poteva essere il mandante? Se fosse appunto una bomba, mettiamo che l'ipotesi della bomba sia quella più reale, chi sarebbe potuto essere stato il mandante in un contesto politico e un quadro come quello che lei adesso ha appena analizzato, in questa ipotesi? C'è un'idea di chi potrebbe essere stato il mandante? Sì, fa bene. Fa bene a chiamarle ipotesi, perché sono ipotesi per l'appunto. In un quadro di questo tipo, a mio giudizio, il contesto del terrorismo libico-palestinese andava sondato con maggiore attenzione, come ho detto, sia per la questione della ritorsione terroristica per il non rispetto dell'Odo Moro, sia perché stavamo dando molto fastidio ad alcuni interessi economici della Libia. Sia perché, come le dicevo prima, appunto questo cambio a presenza del Consiglio aveva cambiato in tema di politica estera moltissimo. Quindi rimanendo ovviamente nel campo delle ipotesi, io credo che un'ipotesi che può essere formulata in ambito storico e che dovrebbe essere vagliata attentamente è quella di quella del terrorismo libico-palestinese, insomma, anche perché è stato spesso detto non può essere stata una bomba, non può essere stata una bomba libica, in generale, insomma, perché non è stata rivendicata, perché non c'è stata rivendicazione, ma anche questa, insomma, mi sembra una inesattezza, perché il terrorismo libico, la Libia in generale, insomma, non ha mai rivendicato le bombe che ha comunque messo su aerei e altrove. Quindi questo non sarebbe un elemento di contrasto, come invece più volte viene ripetuto. Una domanda per il comandante Bonazzi, che ci ha arrivato adesso. Il comandante Bonazzi, non è stato un errore essere scordati di San Vito dei Normanni, che era un centro elite? Sì, ammesso che San Vito dei Normanni fosse ancora funzionante nell'80, non lo so, e non so almeno per quale motivo nell'inchiesta, nelle indagini, soprattutto quelle giudiziarie, non è mai stato preso in considerazione, è vero. Però un centro ELINT è Electronic Intelligence, era un centro d'ascolto delle comunicazioni radio oltre cortina per azioni di intelligence. Quindi non so quanto avrebbe la maggior ragione, se avesse sentito qualcosa di interessante sicuramente sarebbe venuto fuori. Bene, c'è un'altra domanda per lei. Dice: durante l'istruttoria è mai stato invocato il segreto militare per limitare l'accesso a dati connessi con l'incidente? No, non mi risulta, salvo che sono state è stato complesso ottenere l'autorizzazione o dare l'autorizzazione a conoscere i codici di codificazione del sistema della difesa aerea, non i risultati, non i dati radar, i plot, le tracce, le traiettorie,
ma le modalità di scambio delle informazioni da una stazione all'altra. Questo è quello che mi risulta. Ecco, però, diciamo, l'aeronautica quindi in qualche modo è coinvolta nelle indagini, perché comunque si fa fermo sul discorso dell'aeronautica, ma da uomo dell'aeronautica c'è proprio un desiderio di pulizia anche dell'immagine dell'arma? E come ne è uscita l'aeronautica militare da questa vicenda, indebolita come arma in sé, come quadro, che, visto che appunto è stata ovviamente coinvolta? No, beh, sicuramente l'aeronautica ancora adesso continua a essere accusata, o perlomeno nei suoi uomini di allora, di aver depistato, di aver nascosto, di aver distrutto, cose che nei processi penali sono risultate non vere, essendo provenendo dall'aeronautica, chiaramente la cosa non mi dispiace, ma non ci sono motivi particolari per i quali ho seguito o ho scritto, ho partecipato alla scrittura di questo libro. Chiaramente l'aeronautica ha patito molte accuse che non erano, che non rispondevano alla verità. Certo. Dottor Farinelli, parliamo del ruolo della politica. Nelle varie legislature si sono susseguiti ministri, Presidente della Repubblica e del Consiglio, interpellanze e commissioni. Quanta volontà vi è stata per arrivare a una verità e quanto la politica ha contribuito alla sua narrazione? Forse non basterebbe una settimana per rispondere a questa domanda. Cercherò di sintetizzare, non è facile. La risposta più diretta è tanto, nel senso, se la domanda è quanto, la risposta è tanto, perché la politica, la scena politica italiana, pensi ad esempio alla commissione stragi che dall'89 ha iniziato a occuparsi del caso Ustica, ha avuto un ruolo centrale nel determinare alcuni step, anche purtroppo del cammino processuale del caso. Cerco di riassumere in questo modo. Parliamo un attimo della commissione stragi. La commissione stragi inizia nell'89, quando siamo in un momento in cui i periti, il collegio peritale di quello che all'epoca era il giudice istruttore, che non era Priore ma era Bucarelli, era marzo 89, aveva appena consegnato una loro relazione in cui dicevano che la causa più probabile dell'incidente del Costa del 19 era che dovuto a un missile che si era abbattuto contro il velivolo. Quando la commissione stragi inizia questo percorso, inizia un percorso dominato da un pregiudizio, che è quello del missile. Insomma, è molto evidente, soprattutto nella decima legislatura, che tutte le indagini che vengono compiute sono indagini volte a scoprire da dove arrivava questo missile, chi lo aveva lanciato e perché era accaduto, come era accaduto. In realtà, detto in massima sintesi, perdonatemi insomma se salto molti passaggi, immediatamente dopo, quando si capì che il Collegio Peritale Blasi aveva lavorato su dei dati radar che erano sbagliati e che sono stati corretti dopo, ovviamente dobbiamo anche considerare che lavoravano su una piccola parte del relitto, perché era stata messa in atto la prima campagna di recupero, ma avevano meno del 50% dei resti dell'aereo. E insomma, una volta fatti tutti i dovuti approfondimenti del caso, il presidente stesso di questo collegio peritale e un altro membro del collegio dichiararono invece che a questo punto, date le nuove risultanze, l'ipotesi del missile non aveva più sussistenza e invece prendeva molto più campo l'ipotesi della bomba, dell'esplosione della bomba a bordo. Ora, nonostante questo, nonostante tutto quello che è successo dopo, la commissione stragi per lungo periodo è andata avanti come un treno a cercare di scoprire chi avesse lanciato questo missile, trattando in maniera un po' inquisitoria ovviamente i membri dell'aeronautica, ma non solo, e diciamo così non produsse dei risultati
ragguardevoli, insomma. Io penso soprattutto al documento che è stato pubblicato nel 1992, la prima relazione consegnata a Camera e Senato, sembra un po' un documento ammonito per i posteri, perché veramente contiene una quantità di errori interpretativi, di manipolazione dei dati del reale, che dovrebbero essere studiati, io credo, da qualsiasi studioso di storia per capire come non si deve lavorare su l'analisi dei documenti e dei dati. Tenete conto di una cosa anche molto interessante. Non solo ci fu la questione, appunto, del pregiudizio iniziale che durò tanto a lungo, ma ci fu anche il fatto che a un certo punto, nel 90, il giudice Bucarelli si mise da parte, anche se questa è un'espressione non corretta, e fu sostituito, questa invece è l'espressione corretta, dal giudice Priore. E, come dire, la magistratura è un organo indipendente. In questo caso, purtroppo, non lo fu perché per intervento del Presidente della Repubblica, per intervento dello stesso Presidente della Commissione Stragi, il giudice istruttore Bucarelli gli fu chiesto, insomma, di mettersi da parte, di lasciare spazio invece al nuovo giudice istruttore Priore, che era già un consulente della Commissione Stragi, che quindi, a mio giudizio, questo è il mio parere, aveva già una sua idea abbastanza forte delle cause che potevano aver cagionato quell'incidente. E una volta assunto l'incarico, poi, insomma, questa idea del missile, della battaglia aerea, anche quando si trovò di fronte a clamorose smentite, continuò ad essere portata avanti. Quindi il ruolo della politica purtroppo è stato un ruolo di invasione di campo, è un ruolo non sempre pulito. In alcuni casi, per carità, ci sono stati degli interventi molto positivi, delle commissioni, penso ad esempio alla commissione Pratis, dei documenti prodotti di qualità che magari potevano avere delle problematiche, ma che hanno aiutato il caso Ustica a raggiungere alcuni dati importanti, ma se guardiamo, insomma, il quadro di insieme, la scena politica italiana, diciamo, ha enormemente privilegiato la tesi della battaglia aerea. Io credo che questa sia una domanda che gli storici dovrebbero porsi per capire, appunto, quanto invece ci sia in quello che non è stato privilegiato, in quello che non è stato detto pubblicamente, insomma. Ci allacciamo questa quello che ha detto il dottor Farinelli della battaglia aerea. Ma com'è possibile parlare di battaglia aerea? Ci sono stati dei riferimenti a un'aerea AWACS in volo, gli F-104 in volo, che addirittura davano l'avviso di emergenza. Una vera battaglia aerea, oppure cosa si dice? Direi che, ecco, questi sono due esempi di fake news che circolano da tantissimo tempo. La storia dell'AWACS. L'AWACS, per chi non lo sapesse, è un aereo radar, è un aereo che porta una grossa antenna radar sul dorso e in pratica consente di vedere, come i radar di terra, consente di vedere a una distanza molto superiore perché operano ad alta quota. All'epoca l'unico AWACS che c'era era un Boeing 707 attrezzato opportunamente. È scritto che l'AWACS orbitava e stazionava sull'Appennino tosco-emiliano e sorvegliava tutta la zona. E quando siamo andati a vedere a quale traccia radar si riferivano, abbiamo visto che era un aereo lento da collegamento che volava a una quota bassa sull'ordine dei 3.000 metri anziché 10.000 metri e che non ha mai stazionato, non ha mai orbitato, ha percorso, è proprio possibile seguire sulle carte il percorso di questo aereo da Genova a Bologna, ha virato verso nord, sempre in aerovia, è arrivato al traverso di Treviso e si è diretto verso Treviso, dove è scomparso. Però questo è un esempio di come un aereo che non c'entra niente, nessuno è stato in grado di dimostrare che fosse un AWACS, invece ha ad affermare con certezza che si trattava di un AWACS.
addirittura i periti, quando sono stati interrogati, gli è stato chiesto: ma come mai, per quale motivo? Ma l'abbiamo chiamato AWACS perché abbiamo pensato che fosse un AWACS perché l'ego era militare dai suoi codici, ed è corretto. E poi abbiamo sentito parlare, evidentemente abbiamo trovato questa informazione da qualche parte, ma però noi in realtà di come operano gli AWACS non abbiamo la più pallida idea. Ecco, questi sono esempi di uno di fake news, l'altro di una certa superficialità e approssimazione che in molti casi i periti hanno dimostrato, i periti d'ufficio. L'altro esempio, no, l'altra domanda, gli F-104. Questo si lega la vicenda, questa altra fake news degli F-104, al fatto che un F-104, intanto, scusate, è un altro argomento che è stato talmente reso complesso e allontanato dalla verità, dalla realtà, che è anche difficile da trattare. C'è stato un F-104 di Grosseto, un biposto, un TF-104 d'addestramento, che ha attraversato la traiettoria del D-9 nella zona di Firenze, tra Firenze e Siena. Questo era un aereo che aveva fatto una navigazione da Grosseto a Villafranca, vicino a Verona, e tornava a Grosseto. Quando si parla di F-104, tutti invece fanno il nome di Naldini e Nuttarelli. Parlano di due F-104 che poi sono stati coinvolti nel tragico incidente di Ramstein 8 anni dopo. E l'aereo che ha attraversato non è quello o quelli di Naldini e Nuttarelli. Se ne erano accorti anche i periti, ne ha preso atto anche il giudice istruttore nella sua ordinanza sentenza, però non ha approfondito la cosa ed è rimasta questa storia e siamo arrivati al punto che Priore dichiara in un libro, ha scritto, che di lì a poche settimane avrebbe dovuto interrogare Naldini e Nuttarelli. È assolutamente falso, perché Naldini e Nuttarelli erano morti da 2 anni prima che Priore diventasse responsabile dell'inchiesta e dell'istruttoria dell'incidente. Però il nome di Naldini e Nuttarelli avevano una grossa risonanza, ha consentito di scrivere libri e articoli. L'incidente in Ramstein è stato uno degli incidenti più gravi che ci siano stati in quegli anni, mentre non erano assolutamente loro, erano da tutt'altra parte. Esempi di fake news. Io volevo fare ancora una domanda con un aspetto un po' più storico e volevo rivolgermi al dottor Farinelli. Torniamo un po' al discorso anche del caso Gheddafi, perché comunque la Libia, insomma, è uno degli argomenti che si centra per fare delle indagini su questo tipo di incidente. Ma sarebbe scoppiata una guerra Italia-Libia oppure per mantenere, andata così per mantenere il petrolio e i buoni rapporti, il mondo arabo è stato tutto tutelato, è stato tutto un po' mantenuto per evitare che scoppiasse una guerra, tutto l'indagine, insomma, non è stata poi così approfondita su questo discorso Libia per mantenere tranquillo il rapporto. Intanto, muovendoci sempre, come diciamo prima, nel campo delle ipotesi, sì, è vero, lo abbiamo detto prima, il 24 di agosto una guerra si sfiorò tra l'Italia e la Libia, quindi la possibilità, insomma, che questo potesse avvenire naturalmente c'era.
Detto questo, io non credo che il motivo principale sia forse legato a un problema di rischio di scatenare una guerra con la Libia, perlomeno non una guerra intesa appunto come combattimento armato tra due potenze o tra due paesi. Credo che fosse più che altro un problema di natura economica e da un lato certamente per questioni legate al petrolio, ma anche sicurezza nazionale, nel senso che la violenza che sarebbe potuta scattare sul territorio italiano, più che una violenza diciamo di guerra convenzionale con la Libia, a mio parere sarebbe stata una violenza invece di tipo non convenzionale, quindi una violenza di tipo terroristico, perché come dicevo prima, da un lato c'è stato il non rispetto del lodo Moro e quindi c'è la possibilità appunto che una vendetta sia stata messa in atto, anche se oggi non abbiamo ancora delle prove schiaccianti su questo. E dall'altro, già nel territorio italiano, c'era una piccola guerra, piccola grande guerra scatenata dalla Libia, perché pensi solo agli esuli libici che morirono con scarsi accertamenti sulle cause della loro morte, o morirono appunto trucidati in territorio italiano e qualcuno forse aveva dato loro gli indirizzi abitativi e quant'altro. Voglio dire, il conflitto sarebbe stato ci sarebbe stata probabilmente una espansione di questo tipo di conflitto più che non, a mio giudizio, una guerra di tipo convenzionale. E quindi, naturalmente, in un'ottica anche di sicurezza nazionale, probabilmente era importante, insomma, non calcare troppo la mano su questa pista. Ripeto, sempre rimanendo nel campo delle ipotesi, però se di ipotesi parliamo, credo che questa possa essere una lettura possibile, insomma. Bene, c'è una domanda per il comandante Bonazzi per quanto riguarda Dangerous Goods in stiva. Allora, la domanda è questa: se una delle ipotesi più probabili è l'esplosione interna, anziché un ordigno, potrebbe essere stato un Dangerous Goods in stiva? Spieghiamo cos'è Dangerous Goods e perché potrebbe essere la causa di questo scoppio. Dangerous Goods intende un oggetto pericoloso. Diciamo che è stato preso in considerazione, si parlò anche di bombole da subacqueo che potevano non essere state svuotate completamente, però fu accertato che erano a posto. C'è da dire che come l'ordigno esplosivo, il danno che ha fatto è stato notevole. In teoria sì, è possibile, però quale Dangerous Good può avere la potenza da essere equiparato a un ordigno esplosivo vero e proprio, cioè a una bomba? Diciamo che a volte possono anche scoppiare delle bombe mentre vengono trasportate e con esplosioni non volute, anche quella. Non... Però di fatto la cosa che è certa è che l'esplosione, l'ordigno è avvenuto internamente e i danni che sono stati riscontrati sono dovuti appunto a un ordigno. Diciamo che statisticamente è stato deciso che era un ordigno esplosivo. Quindi questa tesi del trasporto materiale pericoloso è stata rigettata. Cosa poi di bomba volto, una parte di questo R19, il vostro libro viene supportata da dati fattuali e evidenze tecniche, come la più probabile, come stavo dicendo adesso. Come è spiegabile l'occultamento e posizionamento dell'ordigno e o l'esplosione a bordo nonostante le quasi due ore di ritardo da Bologna del volo in Italia IH870? Sì, litigi
era al suo sesto volo quel giorno, aveva cominciato la mattina, aveva già fatto 5 voli, quello era l'ultimo, il Bologna-Palermo era l'ultimo volo. Era arrivato a Bologna con 1 ora e mezzo di ritardo e poi ne ha aggiunto un altro po' ed è partito con quasi 2 ore meno 3 minuti di ritardo. Per quale motivo questi ritardi avrebbero impedito la collocazione di una bomba a bordo? Questo nessuno l'ha spiegato ed effettivamente il 19 è caduto alle 21 in punto, meno 15 secondi secondo certi calcoli, che anche quelli sono approssimati, ma diciamo alle 21. È molto facile mettere un timer all'ora precisa. La bomba potrebbe essere stata collocata sull'aereo durante qualunque delle soste, delle 5 soste che sono state fatte durante la giornata, ma anche durante uno dei voli poteva averla un passeggero, un terrorista con sé, la colloca durante il volo, poi scende, l'aereo prosegue e alle 21 è esploso. Quindi il ritardo, quello che potrebbe aver fatto il ritardo del volo è una modifica degli effetti, aver cambiato gli effetti. Se l'aereo fosse stato a terra alle 21 come era da orario della compagnia, il danno sarebbe stato, cioè non ci sarebbero stati 81 morti, questo è certo, ma non avrebbe impedito, comunque il ritardo non avrebbe impedito la collocazione di una bomba a bordo. Ecco, a seguire c'è una domanda molto specifica che ci fanno adesso, a proposito del posizionamento dell'esplosivo nella toilette. Dice: il lavabo era distrutto, sembrava però che avesse subito una trazione dall'alto al basso. Non è in contrasto con l'ipotizzato posizionamento nello sportello dei tovaglioli? Allora, il posizionamento esatto non lo si conosce, di dove è stata messa la bomba. Sono state fatte diverse ipotesi, una di queste era lo sportello dei tovaglioli, è stato ipotizzato che poteva essere stata messa sotto il water e in diverse posizioni. Sta di fatto una cosa, che il lavello è tremendamente deformato e poteva anche essere stato messo effettivamente sotto o sopra. Ma la cosa interessante è che in 2 delle prove che sono state fatte a terra con i simulacri della toilette durante le perizie, in 2 di queste prove i lavelli con bombe, con ordigni messi in di peso diverso e messi in posizioni diverse, in 2 di queste prove i danni al lavello sono stati molto simili. Quindi bisogna tenere presente che nell'esplosione di un ordigno i risultati sono prevalentemente imprevedibili. Basta una superficie da una parte, un oggetto da un altro, che possono deviare le onde esplosive e portare a risultati, a effetti completamente diversi e non immediatamente comprensibili. A proposito di toilette, c'è stata la prova di Taylor che ha rifatto l'esplosione, e lì si nota tutti i tubi deformati nello stesso identico modo del ritrovamento, invece la copertura della tazza è quasi integra. Sì, questo è un altro, chiamiamolo un'altra fake news, dove viene detto che è impossibile che fosse una bomba perché la tavoletta del water era praticamente integra, un po' graffiata. A prescindere dal fatto che la tavoletta che è stata recuperata non è originale della Douglas, del fabbricante, del costruttore dell'aereo,
ma potrebbe, l'Italia riteneva che fosse quella originaria, ma potrebbe anche essere stata sostituita con una tavoletta di terze parti. Quello che non viene mai detto è che, sempre in quelle prove fatte a terra, su tre prove, due di queste, la tavoletta è rimasta integra. Quindi nemmeno quelle avrebbero dovuto essere esclusioni. Ma alla fine, adesso, a che punto siamo con le indagini? E poi perché ci sono ancora, dopo 40 anni, così tanti misteri, non si riesce ancora ad arrivare ad una risposta? Ci sono delle motivazioni, perché sembra quasi impossibile, a oggi sì, lo direi al dottor Farinelli, a oggi, al punto in cui siamo, anche con le capacità di ricerca, di analisi, anche come indagine proprio scientifica, di non riuscire a capire ancora ad avere una risposta piuttosto certa, non dico certa, piuttosto certa. Sì, come cercavo di dire un po' all'inizio di questo incontro, io credo che dal punto di vista tecnico, dal punto di vista tecnico e scientifico, se parliamo delle cause del disastro aereo occorso al 19, i risultati che dovevano essere raggiunti sono stati raggiunti, nel senso che il Collegio Peritale del giudice istruttore, 11 massimi esperti internazionali, alcuni appartenenti anche a paesi non NATO, proprio perché si temeva che magari ci potessero essere, non so, un qualche tipo di interferenza se tutti fossero, diciamo, provenuti da paesi appartenenti alla NATO. Ecco, questo collegio ha svolto un lavoro eccellente di analisi del relitto, dei pezzi che sono stati recuperati, e ha prodotto una relazione finale che, come diceva anche Franco prima, ha chiaramente detto che l'unica causa tecnicamente sostenibile che possa motivare quanto è avvenuto è l'esplosione di una bomba a bordo situata nella zona poppiera dell'aereo, verosimilmente nella toilette. Ora, naturalmente, io capisco benissimo che chiunque ascolti queste frasi e non abbia studiato a fondo il caso Ustica possa rimanere quantomeno perplesso, stupito, o comunque, diciamo, possa avere tantissimi dubbi, ma questo è assolutamente normale, perché si tratta di documentazione complessa la cui lettura richiede delle competenze, naturalmente. Ma più di questo, il problema principale è che ad oggi il caso Ustica è stato invaso da una campagna mediatica di fake news, teorie cospirative, notizie false di ogni tipo, che ha sepolto qualsiasi tipo di evidenza fosse stata raggiunta, l'ha mescolata insieme al mare magnum delle ipotesi, anche le più fantasiosi, e il risultato finale che ne è venuto fuori è che del caso Ustica non si sa niente, non si capisce niente, è tutto un grande mistero, ma chissà, non scopriremo mai che cosa è accaduto a quel velivolo. Io non sono assolutamente d'accordo, perché che cosa è avvenuto ce lo ha detto la scienza. Ora, la scienza può sbagliare, senz'altro, tutti possono sbagliare, però io credo che se 11 massimi esperti internazionali firmano una perizia, quindi all'unanimità, non mi risulta che qualcuno sia stato, come dire, accusato di aver di falso in perizia, quindi voglio dire, tutti hanno firmato la perizia e tutti hanno confermato quello che hanno firmato, e se le loro conclusioni sono queste, io credo che internet detective o grandi appassionati della materia che si informano online dovrebbero avere l'umiltà dire che forse questi 11 esperti hanno più competenze di loro nel giudicare quali siano state le cause dell'abbattimento del 19 dell'Italia. Ora, teniamo conto di una cosa: lei diceva perché perdura, perché continua, perché ancora c'è questo grande mistero, ma per un motivo, se vogliamo, anche molto banale, perché le teorie cospirative hanno una caratteristica fondamentale, cioè il fatto di essere come degli scrigni chiusi, molto resistenti, che sono totalmente immuni alle evidenze contrarie che sono in contrasto con le teorie stesse, appunto, cospirative. Per cui, anche se io oggi venissi da lei con non l'unica ipotesi sostenibile, ma con la certezza al 100%, la quale non si raggiunge mai nell'incidentistica aerea,
e la proponessi ad alcuni teorici della cospirazione, alcuni di questi individui che ancora oggi disseminano false notizie lungo il web, un po' ovunque, beh, questo non avrebbe alcun effetto su di loro, anzi il fatto che io tenti di convincere queste persone a rivedere le proprie posizioni farà solamente sì che queste persone si convinceranno ancora di più del fatto che le loro teorie sono giuste, che il fatto che io sprechi del tempo, comunque spenda del tempo per confutarle, è appunto la prova che loro hanno ragione. Ecco, davanti a questo muro, spesso si è parlato di muro di gomma e lo si è fatto insultando le istituzioni o insultando in alcuni casi, in molti casi, anzi la maggior parte dei casi, l'aeronautica militare italiana. Io credo che il vero muro che oggi invece noi dovremmo cercare di scalfire piano piano è proprio questo, cioè cercare di fare chiarezza tra i dati reali e i dati da fiction e, una volta separati, cercare di capire dove sta la verità. Per quanto mi riguarda, credo che il nostro libro abbia, diciamo, ha avuto proprio questo obiettivo, poi se ci siamo riusciti o meno lo giudicheranno i lettori, però ecco, se devo rispondere alla domanda sul perché andiamo avanti ancora con Ustica, con Mistero, che cosa dobbiamo fare, io credo che ci sia bisogno che le istituzioni si mettano una mano sulla coscienza e inizino a divulgare formazioni esatte e ad ogni anniversario, forse anziché frasi di circostanza, potrebbero iniziare magari a divulgare per l'appunto dati reali anziché dei ritornelli, scusate il termine, insomma, che forse sono, come dire, adatti a determinate cerimonie, però ecco, hanno poco a che vedere, secondo me, con il tentativo di raggiungere la verità. Grazie. Bene, allora siamo alla domanda finale per il comandante Franco Bonazzi. Riassumendo, se siamo arrivati dopo oltre un'ora di trasmissione, quali sono le cause più probabili della caduta del 19 dell'Italia? Allora, riassumendo, un elemento è certo, che su alcuni bagagli che si trovavano in cabina e su alcuni frammenti dell'aereo furono trovate delle tracce di esplosivo, di TNT e T4, senza poterne stabilire l'origine. Una cosa fu presa in considerazione, che la persistenza per 10-12 anni di queste tracce di esplosivo supporta l'ipotesi che in origine ce ne fossero delle quantità significative di esplosivi in combusto, quello che costituisce le tracce. Però non fu recuperato né l'involucro né parti dell'involucro della bomba, poteva essere però un sacchetto di plastica, ma nemmeno il detonatore o la presenza di elementi significativi. Però qui possiamo anche dire che nemmeno i sostenitori del missile sono stati in grado di esibire una scheda del missile o i segni delle schegge che normalmente i missili lasciano sugli aerei che vengono colpiti. E abbiamo visto l'aereo malese che è caduto 3 anni fa in Ucraina, tutti hanno visto queste fotografie e si vede chiaramente che cosa fa, che genere di danni. Sul 19 non c'era niente di tutto questo, qualche buco, qualche piccolo buco di qua e di là, ma così pochi, ed erano contrastanti come tipo di rottura con quello che potevano essere delle schegge. L'evento è stato velocissimo, proprio in pochissimi secondi l'aeroplano si è spaccato in due ed è caduto. L'evento è stato catastrofico e non ha dato la possibilità all'equipaggio, ai piloti di lanciare un SOS. La parte posteriore della fusoliera, quella in corrispondenza del motore destro e della toilette, in pratica la toilette è proprio appoggiata al motore, o il motore appoggiato alla toilette,
alla zona dell'attuale, si è completamente svuotata, e come la copertina, lo si vede nella copertina del nostro libro, di quella parte lì, lì si è polverizzato, quindi di quella parte è stato recuperato pochissimo, una ventina di pezzi, non di più. È stato detto che era stato recuperato moltissimo, non è vero, perché proprio probabilmente cercando ancora si poteva trovare, si potevano trovare altre parti, però fu deciso di non continuare la ricerca. Quindi quello che mancano sono i riscontri positivi, cioè più che mancare, allora, più che mancare i riscontri positivi, mancano i pezzi sui quali cercare e individuare i riscontri positivi, perché sono spariti. Quindi quello che è accaduto è che anziché studiare e da parte di alcuni collegi meritali, non di quello principale cui si riferiva anche Francesco Farinelli prima, che ha lavorato molto seriamente ed è stato categorico nelle sue conclusioni, ma hanno, anziché cercare di stabilire che cosa, quale dinamica avrebbe potuto causare quel tipo di danno che era evidente, la proiezione, lo sparamento del motore che è stato lanciato, proiettato lontano, staccato dagli attacchi e proiettato lontano, la polverizzazione, lo schiacciamento dei tubi che c'erano nel water, d'acciaio inossidabile, schiacciato piatto, quindi una pressione altissima, anziché cercare che cosa avrebbe potuto creare quel tipo di danno, hanno detto non c'era stata una bomba, non si sono posti il problema, hanno ignorato il caso. E di fatto l'unica causa che può provocare tutto nell'insieme quei danni, dallo spegnimento istantaneo dei registratori, dalla proiezione, dal distacco dei motori, entrambi i motori, dal distacco per impulso di alcuni pannelli, dove è stato talmente rapido l'aumento di pressione da staccare 6 file di finestrini e proiettare via un pannello di rivestimento di fusoliera senza praticamente danneggiarlo se non dove era inchiodato. Tutto questo è congruente con l'esplosione di una carica, di una bomba, di una carica in quella zona. Poteva essere sotto, poteva essere sopra, di fianco, ma nella zona della toilette. Questa, secondo noi, è la conclusione delle cause dell'incidente. Allora mi permetto di fare una domanda, adesso magari la rivolgiamo al dottor Farinelli. Quindi, Ustica nella credenza comune può essere un mistero irrisolvibile al pari di quello che può essere stata l'uccisione di Kennedy, con un alone di alcune verità nascoste di teorie? Come conseguenza, sì, assolutamente sì, purtroppo in parte lo è già diventata. La cosa che diciamo caratterizza il caso Ustica e differenzia il caso Ustica rispetto, secondo me, a un caso come quello da lei nominato, il caso Kennedy, è che nel caso Ustica, mentre nel caso Kennedy, insomma, le teorie cospirative sono fiorite, esternamente al côté istituzionale politico in modo particolare, quindi c'è stato un fiorire di teorie che provenivano appunto dalla società civile, che provenivano da persone che si appassionavano al caso e ipotizzavano scenari magari non supportati da dati di fatto. Beh, nel caso Ustica è più complicata la situazione, perché fin da subito, fin dai primi giorni del 1980, come ho
tentato succintamente di dire prima, c'è stata una responsabilità enorme della scena politica italiana, quindi con, non so, ministri che andavano al Senato e dicevano improvvisamente che l'ipotesi del missile doveva essere ritenuta probabilmente l'ipotesi più verosimile. Questo veniva fatto senza avere alcuna prova, quindi lei si immagina, in questo caso ad esempio sto citando il ministro dei trasporti, che ha nominato una commissione d'inchiesta per indagare sulle cause della perdita del 19 e che va poi in Senato pubblicamente a dire che probabilmente l'ipotesi del missile è più probabile delle altre. Si figuri lei il peso che questo può causare su una commissione, ma questo è un esempio anche molto piccolo, se vuole, ce ne sono a centinaia nel caso Ustica, per cui la cosa più complicata e che secondo me rende ancora più complicato il caso Ustica in questo contesto rispetto al caso JFK è che c'è una corresponsabilità grande ad ampio livello sia della scena politica sia anche in parte della magistratura nell'aver creato un vero e proprio mostro, e poi questo mostro unitamente ai media, unitamente alla stampa, unitamente anche alle forme di spettacolo teatrale, cinematografico, che non hanno non si sono risparmiate, insomma, diciamo così, nel regalarci le loro verità, hanno contribuito sempre di più, insomma, a creare questa bolla gigantesca che, a mio giudizio, insomma, è già scoppiata, ma la cosa più pericolosa, insomma, che a parte la tristezza, insomma, nel vedere a 40 anni dall'evento questa situazione, la cosa più pericolosa è anche il fatto che questo tipo di costruzione mediatica, questo tipo di costruzione politica, questo tipo di corresponsabilità erodono sempre di più la fiducia dei cittadini nei confronti dell'istituzione, nei confronti dello Stato, e questo non può portare assolutamente niente di positivo, insomma. Questo sì è in comune con il caso JFK, perché anche lì c'è una forte, appunto, componente legata alla sfiducia nelle istituzioni, ma nel caso appunto di Ustica questa sfiducia in qualche maniera, mi sia consentito dire, è forse molto più motivata. Bene, a questo punto direi che possiamo chiudere, se non avete null'altro da aggiungere, dottor Farinelli, comandante, o Claudia. Ringrazio entrambi gli autori di questo libro, e per capire anche il prosieguo dei nostri interventi, noi faremo degli interventi aeronautici di attualità o comunque conosciuti da molti, e ne parleremo sempre con autori di libri o autori dei fatti qui con noi, e poi per chi vuole può proseguire ad approfondire l'argomento appunto su un libro, su un film o quant'altro. Quindi ringrazio il comandante Franco Bonazzi, invece il dottor Francesco Farinelli, che è lontano da noi, ma grazie a voi. Video. Claudia, prego, vuoi dire tu qualcosa? Sì, volevo anch'io ringraziare i professori del libro, perché comunque abbiamo fatto un'ora più di dibattito, comunque interessante, ha riaperto un tema che non è mai stato chiuso da nessuno, l'abbiamo visto secondo un'analisi di persone di grande professionalità e di grande serietà, ecco, ci tengo a sottolineare questa cosa, perché il discorso Ustica è sempre, appunto, come abbiamo analizzato anche oggi, un discorso dove si parla tanto, ma persone serie che lo affrontano è difficile sentirle. Questo libro già ha anche fiducia su quello che possono essere stati gli studi e le analisi di questo mistero. Quindi anch'io voglio ringraziare gli autori, ringraziare Idrovolo per averci dato la possibilità di partecipare con la nostra diretta, il primo di questa serie di incontri, che speriamo siano altrettanto interessanti anche gli altri, prossimi, di fare i buoni lavori e di far conoscere anche persone di grande profondità che lavorano e studiano la storia e il mondo dell'aeronautica, per farla conoscere nel dettaglio a tutti. Grazie. Sì, io ringrazio soprattutto coloro che sono dietro alla videocamera, abbiamo già Achille, Primis, Gianluigi, Jonathan, Paola, Stefano, Alberto e Claudio, e vorrei dare un'anticipazione dei prossimi video incontri. Ho avuto oggi la conferma, parleremo di Top Gun, del film, con un
Vero Top Gun italiano, è stato un istruttore di tiro e di tattiche di combattimento aereo, faremo a breve, entro ottobre, poi continueremo con le frecce tricolore, abbiamo un paio di incontri con due persone che hanno scritto anche dei libri, parleremo dello spazio facendo un confronto tra l'Apollo 11, che ormai oltre 50 anni fa, all'UNO e SpaceX, visto che dell'anno scorso è una cosa recente, parleremo degli ingegneri aerospaziali, avremo degli ospiti graditi, alcuni di una certa età e altri giovanissimi neolaureati. Parleremo a breve con le signore dell'aviazione, sarà condotta tutta al femminile, da Paola, da Claudia, nonché da Angela Rosa, tutti i protagonisti del volo nella letteratura. Continueremo con l'aviazione in rosa, con la prima pilota in linea, una collega che conosco molto bene, che ha dato la disponibilità a partecipare. Parleremo dell'F-104, questo intramontabile aereo che è diventato un mito, ci racconterà uno dei tanti piloti che ci ha volato da tanti anni. Parleremo alla fine anche del nuovo Airmac M345-346, anche se il nostro comandante ha sviluppato solo il 339, che è ben conosciuto. Parleremo con piloti collaudatori in prima persona, parleremo del 747 Jumbo con piloti e con autore di un libro, parleremo di fotografie d'aviazione con il nostro caro amico, adesso sta uscendo un libro per questo Natale. Parleremo del Delta Team Frecce Azzurre, anche lì una persona molto interessante. Per concludere, almeno al momento, sto parlando di ben 13-20, sperando di farne almeno uno al mese, se non di più, parleremo della storia dell'aviazione varesina. Qui siamo nel Varesotto, nella provincia con le ali, e poi altre proposte che verranno dai nostri soci, da voi che ci seguite. Ringraziamo tutti per questa partecipazione, era la prima volta, speriamo di continuare in questo modo, e questa collaborazione in Space TV piace molto, perché abbiamo un obiettivo comune, quello di diffondere cultura dell'aviazione, la nostra passione, e di incontrare persone che hanno fatto la storia dell'aviazione. Vi ringrazio e una buona serata.